Giuliano Pisapia, la formula della sua vittoria nel 2011 a Milano fu una coalizione larga, la coalizione arancione. Lei crede che oggi il dialogo tra il PD e il Movimento 5 Stelle sia necessario, imprescindibile per la vittoria del nuovo centrosinistra? Guardi, io sono stato molto critico nei confronti di Conte, nel senso che non ho certo apprezzato e anzi un po' disprezzato il fatto che dopo aver fatto l'alleanza con la Lega l'ha fatta con la parte opposta dal punto di vista politico della Lega. Non ritengo neanche che abbia governato bene, pur consapevole quanto sia difficile governare in questa situazione. Si è preso meriti spesso non suoi. Penso solo alle ingenti somme che ci dovrebbero arrivare, io sono convinto arriveranno dall'Europa, non è merito di Conte, è merito, io lo dico io che non sono iscritto al Partito Democratico, di Gentiloni, di Sassoli, del ministro Amendola, di Gualtieri. Ecco, detto questo però siamo in una fase nuova e io credo che di questa fase nuova dobbiamo prendere atto. Vedo in prospettiva anche la possibilità di un'alleanza tra PD e Movimento 5 Stelle in un campo largo, io l'avevo chiamato campo largo progressista, però come ha detto giustamente Padellaro ci deve essere un progetto, un programma, una condivisione. Non si può andare da un giorno all'altro dicendo faremo le elezioni e poi si fanno alleanze spesso sulla base del nulla, se non sulla base Pisapia. Del... Mi dispiace dirlo perché riguarda anche la sinistra e il centro-sinistra del potere. Certo. Ci sono i tempi, adesso abbiamo un governo che sta lavorando secondo me positivamente, ecco io credo che sia opportuno iniziare un percorso che però deve portare a un progetto comune, mi se pare, sarà possibile. Mi pare che ci siano le condizioni e forse anche la nascita di questo governo va in quel senso perché un dialogo